Siamo qui con il direttore generale Riccardo Scardina. Beh, che dire, stagione finita, come si era predisposta, appunto, è arrivata la fatidica Serie B. Le emozioni si provano. Troppe emozioni, troppe sensazioni, belle sensazioni. Sapevamo che comunque sarebbe stato un cammino difficile e l'abbiamo intrapreso sicuramente col tiro giusto. Abbiamo vinto sia Coppa Italia che campionato e questo ci ripaga dagli enormi sforzi fatti durante questo anno e il percorso avviato 3 anni fa. Sentiamo appunto dagli spogliatoi i cori dei ragazzi, però me lo faccia dire, senza una programmazione di uno staff da parte della direzione, le cose sono state rese quest'anno molto più semplici, cioè il duro lavoro poi a lungo andare ripaga. Sì, infatti, come dicevo poc'anzi, è una programmazione che è partita 3 anni fa, quando abbiamo creato di nuovo mattoncino su mattoncino la nuova sezione di futsal del FUS. Anno dopo anno abbiamo migliorato la nostra posizione di classifica, di questo dobbiamo essere fieri, dobbiamo ringraziare tutte le persone che ci sono state al nostro fianco, dai giocatori, agli allenatori, a tutte le persone che sono nel nostro staff, sono passate attraverso la nostra dirigenza, questo grande gruppo dirigenziale, questo staff che ci ha fatto fare realmente il salto di qualità. Non ce ne vogliono i giocatori, che comunque sono tutti dei fuori classe, ma veramente un grande gruppo, un grande staff, una grande organizzazione. Immagino quanta adrenalina sugli spalti, cosa ha provato nei minuti finali per questa partita? Negli ultimi minuti pensavo, vuoi vedere che la perdiamo? Devo andare a fare già lo spareggio con l'Alcam. Fortunatamente è andata a finire bene, anche se devo fare un plauso all'Agragas, che comunque fino all'ultimo ci ha messo in difficoltà e si è fatto, ha onorato il campionato fino all'ultimo istante. Noi ci abbiamo provato in tutte le maniere, complimenti al loro portiere, le immagini poi parleranno per me, si vedrà quanti interventi è stato decisivo il loro portiere. Faccio l'ultima domanda, prospettive future? Il futuro è fare la Serie B, facciamo la Serie B, adesso ci riposiamo questa settimana, facciamo la Santa Pasqua e poi inizieremo il giro di consultazione, inizieremo subito a programmare quella che era un'utopia fino a qualche anno fa, adesso invece è un grande sogno che si è avverato.